Buongiorno da Massimo e da Andrea, buongiorno. Dove siamo Andrea, in via? Allora, siamo in via Gennargentu, nel quartiere di Sant'Orsola. Siamo sulla villetta che abbiamo appena ribassato. È una villetta... Ma ribassato nel senso che l'abbiamo accorciata, Andrea. Anche, fosse possibile. È una villetta su tre livelli, quattro livelli in realtà, che si trova appunto qua in via Gennargentu, fronte scuole elementari. È una villetta a schiera, ma è totalmente una cosa che aggiungerei oltre l'indipendenza, sì, è che quando voi camminate fuori da questa villetta, vi girate a sinistra e vedete il Golfo della Sinara, il mare, è una cosa spettacolare. E soprattutto i giardini. È una casa che è stata costruita negli anni 90, questa qua. È una zona tranquilla, una via tranquilla, che al di fuori poi della via che so di Ortobene, via Sette Fratelli, che è un pochettino più trafficata, soprattutto nella parte che collega poi al quartiere del Latte Dolce. E quando Andrea appunto diceva che è stata ribassata, significa che la proprietà ha deciso, dietro il nostro consiglio, di adeguare il prezzo al di sotto di quello che era la partenza. Sì, esattamente. Perché noi abbiamo trovato in questa zona che l'ultima casa che è stata venduta in questa schiera è stata venduta a 250.000 euro, atti alla mano. Questa quindi è partita da 225, ma per venire ancora più incontro a te che stai cercando questa casa, Andrea, quanto è stata ribassata? 100? A 199. 199, che non è neanche 199, e lo sai benissimo, perché quando tu la compri dovrai fare un mutuo, e questo mutuo più o meno all'80% ti potrà venire a costare 512 euro. Beh, ovviamente prima bisogna farsi una chiacchierata con la banca. Io ho fatto una personale indagine se la dovessi comprare io, e mi hanno detto che con 512 euro al mese questa casa potrebbe essere, ma voglio dire, a 500 euro la trovi una casa così in affitto, Andrea? Un po' difficile. In affitto, secondo me, costa un pochino di più. Non la trovi in affitto una casa del genere, ti costa almeno 700 euro. E allora hai l'indipendenza, sei fuori dal condominio, hai la possibilità di acquistare un immobile che è già in ottimo stato, quindi con pochissime modifiche la farei veramente tua. Hai la possibilità nella taverna di fare cosa? Una mini dépendance? Sì, una mini dépendance, oppure se uno è appassionato, che so, di hobby, di un qualsiasi qualsiasi attività, ecco, può farla anche lì nella taverna, ecco, si può fare il suo piccolo laboratorio, per esempio. Il piccolo laboratorio, oppure può ripristinare l'autorimessa, e a quel punto, se hai una gran bella macchina, allora la potrai mettere al sicuro dalle intemperie lì anche sotto. Questo è fattibilissimo. Sopra ha una mega terrazza, intanto, giusto, Andrea? Sopra c'è una terrazza che è fantastica. Ma come tu, diceva, ma tu sei amante del barbecue? Perché se vuoi comprare questa casa, se non sei amante del barbecue, la terrazza la io fare. Tu sì, sei amante del barbecue. Sono un grande appassionato di barbecue. Quindi sopra, perciò, arrostite tra amici, alla grande. Se sei stanco del tuo piccolo balcone, cambia casa, ce la dai in vendita e ti facciamo comprare questa bellissima casa. Oltretutto, la proprietà può essere interessata magari anche a una parziale permuta. Sì, sì, verissimo, una parziale permuta per un appartamento, diciamo, un pochino più piccolo, esatto, tutto su un piano, magari nella zona del monte, ecco, via Grazia dell'Eda, questo Giovanni Pasqua, Monte Rosello Alto, Monte Rosello Basso, esatto, perciò c'è anche questa possibilità di permuta, e magari c'è qualcuno appunto che è disposto a questo. Beh, sicuramente un ottimo prodotto, ripeto, poi le case le compriamo ormai a Sassari con un mutuo, abbiamo dei tassi bassissimi e la possibilità di risparmiare un sacco di soldi su quello che potevano essere invece le vecchie rate di un tempo, di 10 anni fa, se ci pensate, all'8%, 9%, addirittura con mutui variabili che poi scoppiavano, giusto? Oggi ti fai un bel mutuo fisso, riesci a pagare una rata sostenibilissima sul tuo piano reddito di famiglia e comprare la casa con gli spazi esterni e l'indipendenza che stavi cercando. Ok, adesso tra qualche minuto andremo a farvi vedere un'altra casa che abbiamo ugualmente ribassato come prezzo, ma non tanto noi, i proprietari, per venire sempre incontro a te, caro acquirente, nella zona di Dipunti. Seguici tra 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora saremo là. Sì. Quanto ci mettiamo? Ci fermiamo per un aperitivo? Sì, facciamo tra un quarto d'ora e 20 minuti. Un 5 minuti saremo di caffè. Nuovamente live. Ok, intanto ci godiamo un po' di questa bella giornata, che è la maestralata che c'è stata questi giorni, ha portato via tutto il vento le nebbie dalla Sinara. Si vede benissimo. Si vede benissimo. Voi non la potete vedere, perché anche se girassi qua il cellulare non ci arriva. Dovete acquistare la casa per vederlo. Paolo, lo so, è molto interessante. Fabrizio, condividete questo video innanzitutto, fatevi due risate.
serate, perché ci piace essere così un po' scherzosi questo sabato mattina. Sì, assolutamente sì. Magari qualche vostro amico è interessato a questa casa in via Gennargentu, 199.000 euro, 512 euro di rata, contattateci. Ciao. Ciao. Ciao.